Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di quella che è stata la partita più violenta nella storia del calcio. Sigla e poi ne parliamo. Alcuni incontri sono destinati a entrare nella storia del calcio per i motivi sbagliati, non per la bellezza dell'incontro o per l'importanza della posta in palio, ma per motivi che non dovrebbero avere nulla a che fare con il calcio professionistico. Quando si parla della partita più violenta della storia del calcio, può venire naturale pensare al ritorno della finale di Coppa Intercontinentale fra Milan ed Estudiantes. All'andata il Milan vince 3-0 in casa, al ritorno in Argentina i giocatori dell'Estudiantes decidono di praticare una vera e propria caccia all'uomo. Inoltre si giocherà la Bombonera, dove il clima sarà ancora più bollente. E a proposito di bollente, i giocatori del Milan stessi si rendono conto che l'incontro non sarà un semplice incontro, perché appena escono dagli spogliatoi, appena arrivano in campo, vengono accolti da un fitto lancio di caffè bollente. Il Milan riuscirà comunque ad aggiudicarsi la Coppa, ma lo stesso Lodetti, che ha partecipato a quella partita, la ricorderà in termini non proprio lusinghieri. Giovanni Lodetti infatti dirà: più che una partita di calcio è stata una guerra, e quello che capitò a Combin è stato da fin dell'orrore. Anche per colpa nostra non dovevamo portarlo in Sud America. Lo hanno picchiato e poi addirittura arrestato negli spogliatoi dopo la gara, perché è considerato un traditore dell'Argentina. Nonostante tutto però, il ritorno della Coppa Intercontinentale 1969 non è la partita più violenta della storia del calcio professionistico. Sì, perché la partita più violenta del calcio sudamericano e di conseguenza il calcio mondiale si è giocata il 17 marzo 1971, sempre alla Bombonera, fra Boca Junior e i peruviani dello Sporting Cristal. Ma facciamo un piccolo passo indietro per contestualizzare la situazione. Il Boca è ancora alla ricerca del suo primo successo internazionale. Nel 1970 vince il campionato argentino e di conseguenza può andare a giocare la Coppa Libertadores l'anno successivo. La Coppa Libertadores, già negli anni 70, è studiata più o meno come la Champions League odierna. C'è una fase a gironi, la vincitrice poi passa al turno successivo. Nel girone del Boca abbiamo due squadre peruviane e due squadre argentine. Le due squadre peruviane sono l'Universitario de Lima e lo Sporting Cristal, mentre le due squadre argentine sono per l'appunto il Boca Junior e il Rosario. Alla fine del gironcino d'andata l'Universitario de Lima è primo con 4 punti, appaiate al secondo posto ci sono Boca Junior e Sporting Cristal, all'ultimo posto il Rosario. Lo Sporting Cristal però all'andata ha battuto in casa 2-0 il Boca Junior, quindi per passare al turno successivo il Boca Junior ha assolutamente bisogno di vincere. La partita è una dei primi incontri che vengono trasmessi in diretta internazionale in Perù. Gli argentini partono subito forte, però a sorpresa al 12° minuto sono i peruviani con Orbegozo a passare in vantaggio. Il Boca però è una squadra di carattere, non si lascia abbattere e riesce a ribaltare la situazione e passare in vantaggio alla fine del primo tempo e si ritrova 2-1. La partita sembra avviarsi sui binari giusti per gli argentini. I peruviani però sono tignosi, nel Perù gioca anche un ex calciatore della Serie A italiana, tale Gagliardo. Gagliardo di nome e di fatto, perché è una vera e propria spina nel fianco della difesa argentina. Tanto che a 10 minuti dalla fine, grazie a una sua azione, l'ennesima azione che mette in crisi la difesa avversaria, i peruviani riescono a pareggiare 2-2. La partita si infiamma. Ovviamente i giocatori argentini a 10 minuti dalla fine hanno un momento di sconforto, ma ripartono all'attacco a testa bassa e iniziano anche a giocare in maniera ancora più maschia di quanto non avessero fatto fino a quel momento. Gli interventi iniziano ad essere sempre più rudi, sempre più duri, ma l'arbitro pare riuscire a tenere la situazione sotto controllo. L'episodio però che farà scatenare la vera e propria rissa verrà a 6 minuti dalla fine, quando il difensore del Boca, Roger, a seguito di un contatto, a dire vero, piuttosto lieve, stramazza in area e chiede a gran voce un calcio di rigore. L'arbitro non assegna il calcio di rigore e da quel momento scoppia l'inferno. Dagli spalti inizia a volare di tutto. I calciatori del Boca si fanno prendere dalla foga e iniziano a far scoppiare una baraonda infernale. Il primo a perdere la testa è il capitano, Sugne, che dovrebbe essere l'esempio, però vabbè. Perde la testa e tira un cazzotto a un avversario peruviano. L'avversario peruviano stramazza a terra e così tutti i peruviani si lanciano contro il giocatore dell'Argentina.
scoppia una vera e propria rissa e l'arbitro Otero non sa più che fare. Il più scatenato in tutto questo è proprio Sugne, lo storico capitano del Boca Junior, che corre verso una bandierina, la sradica e, armato di bandierina, punta Gagliardo, probabilmente anche frustrato per il modo in cui li ha fatti impazzire durante tutta la partita, cercando di abbatterlo con una bandierina. Gagliardo però, che non è che sia proprio un santo, aspetta che arrivi il capitano del Boca e lo stende con un colpo di Kung Fu sullo zigomo e lo fa stramazzare a terra, quindi diventa famosa la copertina in cui il capitano del Boca viene portato fuori con uno zigomo fratturato e sangue che gli cola sulla faccia, la copertina del grafico, insomma. Sugne, che tra l'altro più avanti, qualche anno dopo, tenterà il suicidio non riuscendoci a seguito di una pesantissima depressione. L'arbitro cerca di fare il possibile, tira fuori cartellini a destra e manca. Gli infortuni nel frattempo non si contano. Eloy Campos, lo Sporting Cristal, riporta la frattura del setto nasale, mentre il compagno Mellan riporta una commozione cerebrale. Insomma. Quello a cui va peggio però è il difensore Orlando Della Torre, che si ritrova accerchiato da tutti i giocatori del Boca che tentano di malmenarlo selvaggiamente. E lui riesce in qualche modo a uscire dalla situazione e cavarsela. Il problema è che sua mamma a casa sta vedendo la partita in diretta nazionale, come avevamo detto all'inizio, vedendo tutto quello che succede non regge e muore sul divano a causa di un infarto. Ovviamente in tutto questo deve intervenire la polizia. L'arbitro Otero, una volta che si sono placati un minimo gli animi, si trova costretto ad espellere 18 giocatori. Ma quello a cui va peggio è lui, perché alla fine la polizia lo arresta sostenendo che sia stato lui il colpevole e responsabile di quanto accaduto, perché non è stato in grado di gestire l'incontro. E gestire un incontro con questi pazzi non so quanto fosse possibile, però chi ci rimette più di tutti è lui. A fine partita tutti i giocatori che hanno partecipato alla rissa vengono arrestati e portati in commissariato. Gli unici due che non vengono portati in commissariato sono il portiere del Boca Junior, Rubinhos, che aveva partecipato alla rissa ma era riuscito a non farsi vedere, e il difensore peruviano Menendez, sempre però del Boca Junior, che si era astenuto dalla rissa per una questione di coscienza. Bravo, qualcuno che ragiona, cioè, meno male. Il giorno dopo, immediatamente, la CONMEBOL, che è l'UEFA del Sud America, squalifica il Boca Junior dalla competizione e infligge dure sanzioni ai vari giocatori, appioppandogli squalifiche piuttosto lunghe. La partita viene vinta a tavolino dallo Sporting Cristal, ma questo comunque poi non gli permetterà di superare il girone, quindi tutto sto macello non è servito né a uno né all'altro. Il video quindi termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di iscrivervi al canale o mettere un mi piace, insomma, dare morale a questo canale che viene visto da poche persone, alle quali però sono molto riconoscente, e vi ringrazio sinceramente per il modo in cui seguite questo piccolo canale. Grazie mille per l'attenzione, alla prossima, ciao!